Grazie Presidente, penso che il dibattito sia assolutamente interessante, però vorrei intanto, e lo dico con rammarico, rassicurare dal suo punto di vista l'onorevole Di Stefano che purtroppo in questa buona scuola, e chiamiamola buona ovviamente seguendo i dettami del Presidente del Consiglio, ma di buona ben poco, non c'è, e lo dico invece io con rammarico, l'autonomia nel scegliere almeno una parte del programma formativo, perché io penso che sia una ricchezza per questo Paese le diversità che vive e che l'hanno fatto crescere. Penso che sia una ricchezza la storia della terra dalla quale provengo, quella di Trieste, quella del Friuli, quella della Sicilia, e che chi abita e chi studia in quelle zone possano conoscere la storia e le tradizioni della propria terra. Chi abita a Roma possa conoscere la storia e la tradizione della propria terra. Purtroppo in questo non c'è, e lo dico con rammarico. E altra cosa, la chiamata diretta non è purtroppo la possibilità di insegnare ai nostri studenti dove vivono, cosa ha prodotto il tessuto sociale, economico che fa crescere i loro territori. In secondo luogo, invece, invito tutti i colleghi dell'opposizione a portare avanti in modo unitario una battaglia di civiltà verso i nostri bambini. Ho sentito dire da alcuni colleghi dell'opposizione e parlare a favore, seppur in modo diretto, della teoria gender insegnata nelle scuole. Penso che ciò non sia uno spauracchio che stiamo agitando, ma la constatazione di quanto già sta avvenendo nelle scuole del nostro Paese. Per chi non lo sapesse, la questione del cosiddetto insegnamento del rispetto tra i sessi in realtà nasconde un insegnamento assolutamente pericoloso per i bambini. Vi porto l'esempio, onorevole... che forse magari conoscendo le cose un po' meglio e quanto sta avvenendo si parla un po' meno per luoghi comuni e per il buonismo bieco si parla un po' di più per cose concrete. Nella provincia di Trieste hanno attivato già uno di questi programmi, vendendolo alle famiglie, informandole e parlando di gioco del rispetto. Ebbene, in questo gioco del rispetto a bambini delle scuole materne da 3 a 5 anni, tra questi giochi veniva fatto scambiare i vestiti bambini con bambine e venivano fatti pescare vestiti a caso, consigliando agli insegnanti di fare vestire i bambini da cavaliere e i bambini da principessa. Questo è gioco del rispetto. Colleghi, per favore. È un attacco feroce che viene fatto alla formazione, alla crescita dei nostri figli. I bambini per favore, non si toccano. Colleghi. E se i 5 Stelle vogliono fare la battaglia insieme al PD per portare questo nelle nostre scuole, faremo la battaglia anche contro i 5 Stelle. Perché non è una questione politica, è una questione di rispetto e dignità dei soggetti più deboli, che si chiamano bambini, e noi difendiamo a dispetto di qualsiasi convenienza politica. Onorevole Federica, io la sto facendo parlare, grazie. Però ecco, grazie.